Ogni mese vorresti risparmiare più soldi, ma ti ritrovi a vivere in una bolla pronta ad esplodere? Oggi parliamo delle 7 abitudini da cambiare per migliorare la gestione dei risparmi. Il modo in cui gestisci i tuoi soldi nella quotidianità è un fattore determinante per la creazione di ricchezza nel lungo termine. Robert Kiyosaki, autore del libro Padre ricco, padre povero, parla della corsa del topo, che è quel meccanismo che continua in loop, in cui lavoriamo per uno stipendio e compriamo gratificazioni. Lavoriamo e consumiamo. Lavoriamo e consumiamo. La ruota del topo è proprio questo loop. Non importa quanto il topo corra veloce, il topo si ritroverà sempre lì. Padre ricco, padre povero è il primo libro di, chiamiamolo, finanza personale che mi ha spinto ad informarmi per quanto riguarda appunto gli obiettivi finanziari. Dopo aver letto quel libro sono diventato un fan di Kiyosaki e posso definire quella lettura la mia iniziazione nel campo della finanza personale. Quindi dopo quella lettura ho deciso di cambiare le mie cattive abitudini finanziarie e provare a raggiungere i miei obiettivi. In questo libro ci sono delle lezioni interessanti come il ricco non lavora per il denaro ma fa sì che il denaro lavori per lui. Oppure i ricchi acquistano attività mentre i poveri acquistano passività, come comprare il televisore più grosso, il nuovo iPhone, eccetera eccetera. In questo mio percorso di finanza personale ho scoperto le 7 abitudini da dover cambiare assolutamente per raggiungere i propri obiettivi finanziari. Abitudine da cambiare numero 1: non seguire mai un budget. Seguire un budget serve ad avere un controllo delle tue entrate e delle tue uscite e non spendere più di quello che guadagni. Molte persone non amano il budget e pensano che le cose funzioneranno da sole. La verità è che tutti dovrebbero seguirne uno. 2. Spendere troppo in acquisti d'impulso. In questa categoria rientrano l'acquisto di videogiochi, l'acquisto di scarpe, andare a mangiare spesso fuori. In realtà basta impostare un limite mensile su quanto puoi spendere per queste cose. 3. Non prevedere emergenze. Bisogna creare un po' alla volta un fondo per le emergenze. Basta risparmiare un po' di soldi nel giro di 3-6 mesi e creare un semplice conto di risparmio al fine di coprirti le spese in caso di perdita di lavoro o un improvviso guasto all'automobile. 4. Non avere un piano finanziario chiaro. Non avere un piano finanziario chiaro equivale ad andare a fare un'escursione in montagna e non sapere dove andare. Puoi vedere dei posti fighissimi, ma alla fine potrai perderti e il gioco non vale la candela. 5. Non stabilire obiettivi finanziari. Seguire un budget e risparmiare dei soldi possono sembrare inutili se non ci prefissiamo degli obiettivi. Il mio consiglio è quello di prefissarti degli obiettivi chiari, precisi, in un lasso di tempo ben definito. Quindi, non so, per fine anno vorrei aver risparmiato 100 euro. 6. Spendere denaro non appena viene ricevuto. Ne ho già parlato in un altro video. E secondo una statistica il 90% dei ragazzi spende tutto il denaro che riceve come stipendio nel giro di pochi giorni, poche settimane. La chiave per superare questa fase è quello di avere il controllo delle proprie spese attraverso il budget. 7. Non avere il controllo della carta di credito. Uno degli errori più grandi per quanto riguarda la finanza personale è non monitorare le spese fatte con la carta di credito. Per creare più risparmio è essenziale smettere di usare la carta di credito. Queste sono le 7 abitudini da dover cambiare per avere più risparmio e per gestire meglio i propri soldi. Se avete altri consigli scrivetelo qui nei commenti, magari possiamo confrontarci. Vi consiglio di iscrivervi al gruppo Facebook dove ci scambiamo spesso dei pareri e se avete dei dubbi potete scrivermi su Instagram, rispondo sempre. Noi ci vediamo al prossimo video. Se questo video ti è piaciuto clicca mi piace e commenta dicendo la tua. Io sono Arcangelo Gaiazzo, sono un minimalista, ho scritto libri come Il meglio di ciò che sei e La fragilità è un pregio. Adoro viaggiare e condividere con voi le mie esperienze. Ogni settimana carico un video sul minimalismo, l'economia e tanto altro. Non perderti gli altri video.